friend of mine is going to London very soon, and she said to me, please Roberta, help me, I would like to be able to read the menu so that I don't get a surprise when I look into the dish I've ordered. So, as I want her to be happy and not upset, today we talk about food. Oggi parliamo di cibo perché una mia amica va a Londra e mi ha detto: ti prego, aiutami a leggere il menù perché sennò io non so cosa mi viene dentro al piatto. Ho una sorpresa. Quindi rendiamola felice e non triste. Allora, iniziamo con un po' di verdure. Lettuce, lattuga, tomatoes sono i pomodori, potatoes le patate, carrots le carote. Wow! Celery, il sedano, and onion, cipolla. Così abbiamo fatto pure il soffrittino. Poi abbiamo le courgette, che sono le zucchine or zucchini in americano. Aubergine or eggplant sono le melanzane. Green or red pepper, peperone. Asparagus, gli asparagi. Cabbage, cavolo. Cauliflower è il cavolfiore. Poi abbiamo gli spinach, che sono gli spinaci. Chicory, la cicoria. And sauerkraut, alla tedesca, perché effettivamente è una parola tedesca, sono i crauti. Legumi, fonte di proteine. Bean, fagiolo. Chickpea, cece. Lentil, lenticchie. Green bean, sono i fagiolini. E poi abbiamo l'opzione soy, cioè la soia. Altra fonte di proteine sono le noci, nocciole. Quindi nocciole, nuts, noci, walnuts, pistachios. Che saranno mai? Almonds, mandorle. Ora la frutta, e non mi dite fruit. No, no, no. Fruit, frutta. Apple, mela. Grape, uva. Pear, pera. Banana. Pineapple, ananas. Orange, arancia. Lemon, limone. Peach, pesca. Anzi, pesca. Apricot, albicocca, e poi il magico mondo dei berries, delle bacche. Strawberry sono le fragole. Blueberry, mirtilli. Blackberry, mora. Raspberry, lampone. E cranberry, come il gruppo, ve lo ricordate? Il mirtillo rosso. Questi sono i berries. Poi c'è il cheese, cioè il formaggio. Cheese, quello che serve per sorridere. A meno che non sia blue cheese, che è il gorgonzola, e forse proprio da sorridere non c'è tanto perché puzza un pochino, però vabbè, è buonissimo lo stesso. Detto ciò, ci spostiamo al pesce, fish and seafruits, quindi il pesce e i frutti di mare. Tuna, tonno, shrimps, gamberi, king prawns sono i gamberoni, lobster, aragosta, clam, la vongola, mussels sono le cozze, squids, i calamari, octopus, otto piedi sono, è il polpo, sole è la sogliola, salmon è il salmone, codfish è il merluzzo e il salted codfish è il merluzzo salato, cioè il baccalà. Perch fish è il pesce persico, swordfish il pesce spada. Vediamo ancora adesso la meat, carne, chicken e pollo. Poi del pollo abbiamo breast, petto di pollo, broth, brodo di pollo, soup, zuppa di pollo, e poi abbiamo altri tipi di carne, veal, che è la vitella, rabbit, coniglio, pork, maiale, senza offesa, ham, prosciutto, lamb, agnello. Poi abbiamo un burger, che è il nostro burger, il burger è il burger. Poi abbiamo beef, manzo, rib sono le costolette, o costoletta. E poi che altro? Sausage è la salsiccia, e lì leggeremo di che cosa, da che cosa è fatta la sausage. Poi non dimenticate che a tavola avrete olio, sale e pepe, quindi salt, pepper, oil and vinegar, water or a good glass of wine, and please enjoy your meal and let me know what you have ordered. Enjoy it! Buon appetito! Bene!